Hollywood. Peppa e la sua famiglia sono in America e stanno andando a Hollywood. Papino, siamo quasi arrivati adesso. Non ne ho la minima idea. Mi fermo a guardare la cartina. Bene, sentiamo che sta succedendo qui. C'è un'altra signorina coniglio. C'è qualcosa che non va, signorina coniglio? Signore, non sa che in autostrada ci si ferma soltanto in caso d'emergenza? Ma questa è una vera e propria emergenza. Abbiamo vinto il biglietto per partecipare al nuovo film di Super Patato, Verdure nello spazio. E per questo dobbiamo arrivare a Hollywood. Oh, beh, allora in tal caso mantenete la destra e andate sempre dritto finché non vedrete le stelle. Ma adesso è ancora giorno. Queste stelle non sono nel cielo, le troverete in terra. Grazie, signorina coniglio. Arrivederci. Fate attenzione, dobbiamo trovare le stelle. Stella! Giorgia ha visto una stella. Lì ce n'è un'altra. Ci sono moltissime stelle che coprono tutto il marciapiede. Quello laggiù è Super Patato. Sono forse un uccello? Sono forse un aereo? No! Io sono Super Patato! E io sono Frittellotto! Oh! E io sono Peppa Pig! Abbiamo il biglietto per partecipare al suo film! Certo! Verdure nello spazio! Allora venite con me agli studios! Abbiamo un film da girare! Questo è uno studio cinematografico. Ecco, è qui che giriamo tutte le scene del film! Bello! Sembra di essere veramente nello spazio! Hai ragione, è il momento di indossare i costumi! Peppa e la sua famiglia vengono vestiti da broccoli! Sei proprio buffa, mammina broccolina! Sei buffa anche tu, Peppa broccoletta! Non si parla sul set! Stiamo per cominciare a girare il mio film dal mitico titolo Verdure nello spazio! Luci! Motore! Azione! Allarme! La nostra galassia è in pericolo! Sta per essere attaccata da una miriade di carote malvagie! No! Le carote no! Sì, invece! Una miriade di carote malvagie! Ma io, Super Patato, sono qui per salvare l'universo! E anch'io, Frittellotto, sono qui e salverò l'universo! E noi che cosa facciamo? Voi siete le verdure nello spazio! Dovrete applaudirci dopo che avremo salvato l'universo! Ah, ora è chiaro! Con quale espediente salverete l'universo, Super Patato? Per la verità non ci abbiamo ancora pensato. Oh no! Le carote malvagie finiranno col distruggere l'intero universo! Se solo esistesse un modo per sbarazzarcene! Potremmo mangiare noi tutte le carote! Ma no, sono troppe! Ehi là! Si può entrare? Che cosa vuole? Ci sono delle fan che vorrebbero conoscere Frittellotto. Sono la signorina Coniglio, la signorina Coniglio, la signorina Coniglio e la signorina Coniglio. Evviva! Ci sono tutte le signorine Coniglio! Abbiamo deciso di prenderci un giorno di vacanza per cambiare. Non potevamo perderci, Frittellotto. È il nostro personaggio a base di patate preferito in assoluto. Troppo gentili. Per caso potete aiutarci a salvare l'universo? Dobbiamo mangiare tutte le carote! Ma certo, siamo conigli, noi adoriamo le carote! Lasciatemene qualcuna, le adoro anch'io le carote! Guardate, è la nostra signorina coniglio! Saporite! Ce l'abbiamo fatta, sì! L'universo è stato salvato! Evviva! E il merito è di Peppa Pig! E di tutte le signorine coniglio! È stato un piacere! Veramente io sono qui per riportarvi a casa! Oh no! Dobbiamo già tornare! Beh, ciao ciao a tutti! Ciao! Di un po', ti sei divertita in America? Sì! È stato super fantastico! Cos'è che ti è piaciuto di più? Quello che mi è piaciuto di più è stato... tutto quello che ho fatto! Peppa ha trascorso delle meravigliose giornate in America. Il camper! Oggi Peppa e George sono molto eccitati. Stanno per andare in vacanza. Oh, ma dov'è papà? Sta arrivando con una bellissima sorpresa. Quello cos'è? Questo è un camper, Peppa. L'abbiamo noleggiato per andare in vacanza. Guardate, questo camper ha proprio tutto. Questo pulsante serve a far uscire l'acqua. Bello!
e questo pulsante fa funzionare la TV. E a cosa serve questo pulsante? Non ne sono sicuro. Sarà meglio non toccarlo finché non lo sapremo. Siete tutti pronti per andare in vacanza? Sì, sì, mamma Pi! E allora via! Ce ne andiamo in vacanza con un camper giallo. Questa cartina è un po' complicata. Papà, cerchiamo di non perderci, per favore. Non ti preoccupare, Peppa. Sono esperto nel leggere le cartine. Oh, questo sì che è strano. Ci siamo persi? Proprio così. Arriva nonno cane con il nipotino Danny. Ciao, Peppa. Oh, ciao, Danny. Ci siamo persi. Persi? Vi si è rotto il navigatore? Come il navigatore? Certo, quello che lei sta guidando è un camper 320. È un modello col navigatore di serie. Benvenuti nella macchina del futuro. Ah! Ecco a che cosa serviva quel pulsante. Dove volete andare oggi? Ma Papino, il camper sta parlando. Ingegnoso, vero? La voce del computer aiuta a trovare la strada. Ma il computer come fa a sapere dove vogliamo andare? Glielo indichi tu. Buongiorno, signora voce del camper. Buongiorno. Noi stiamo andando in vacanza. Ci può dire la strada? Procedere sempre dritti sulla strada che state percorrendo. Grazie per l'aiuto, nonno cane. Non c'è di che. Divertitevi in vacanza. Ce ne andiamo in vacanza con un camper giallo. Pericolo, pericolo. Il livello dell'olio è basso. Cos'è l'olio? L'olio aiuta il motore a girare senza difficoltà. E se il livello è basso vuol dire che sta per finire? No, questi allarmi ti avvisano sempre con largo anticipo. L'olio è terminato. Oh, cielo! Per fortuna ho una lattina di olio di riserva. Sei stato previdente, papà. Adesso basterà mettere dell'olio all'interno del motore e poi vedrai... Oh! Che succede? Qui dentro non c'è niente! Il motore è sparito! Arriva mamma pecora con la figlia Susie. Ciao, ciao, Susie! Ciao, Peppa! Abbiamo perso il motore del nostro camper! Avete perso il motore? Sì! È letteralmente sparito! Vorrei potervi aiutare, Papa Pig, ma io non capisco niente di motori! Probabilmente sono troppo inesperta, ma questo ha l'aria di essere un motore. Ah, è vero. Lei ha fiuto, signora Pecora. Il motore del camper è nella parte posteriore. Fatto. Ora c'è abbastanza olio. Molte grazie, signora Pecora. Non c'è di che. Divertitevi in vacanza. Siamo quasi arrivati, Papino. Salire sulla prossima collina. Ora siete arrivati a destinazione. Evviva! E ora a letto. Ma dove andiamo a dormire? Mamma Pig e io dormiremo su questo letto. E voi due dormirete di sopra. Ma qui non c'è nessun di sopra. Guardate qua. Il tetto del camper si sta sollevando. Il camper è proprio come la nostra casetta. Durante le vacanze, questa sarà la nostra casetta. Buonanotte, piccolini miei. Buonanotte. Una gita in treno. Oggi Peppa e i suoi amici hanno organizzato una gita in treno. Il signor Coniglio è il capo stazione. Quanti biglietti servono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 biglietti per i miei alunni e un biglietto per me, per favore. Mi raccomando, non perdete il vostro biglietto. Posso vedere il vostro biglietto, per favore? Temo di averlo perso. Oh, Pedro distrattone, cerca di stare più attento. Eccolo il tuo biglietto. Cerca di non perderlo un'altra volta. Ehi, sta arrivando il treno. La signora Coniglio è la macchinista. Conduce il treno. Tutti a bordo! Ura!
corre va e presto arriverà. Attenzione, queste sono le vostre schede. Gli alunni devono segnare sulla scheda tutto quello che vedono. Una barca, un segnale ferroviario e una galleria. Io vedo tanti alberi. Ma quelli ci sono sulla scheda? No. Io vedo le nuvole. E le nuvole ci sono sulla scheda? No. C'è nonno cane in barca. Ehi là, ragazzi! Buona giornata, nonno cane! Ma nonno cane c'è sulla scheda? Ma che dici, Peppa? Nonno cane non c'è sulla scheda, non lo vedo. È al timone di una barca, però. E la barca sì che c'è sulla scheda. Ora! Tutti spuntano la barca sulla scheda. Biglietti, per favore. Il signor Coniglio controlla i biglietti ai passeggeri. Penso di aver perso il mio biglietto. Oh, ma che sfortuna. Il tuo biglietto è qui sul sedile, Pedro. Ti ci eri seduto sopra. Mi raccomando, non perderlo di nuovo, Pedro Pony. Il treno sale lentamente sulla collina. Il treno scende rapidamente dalla collina. Signora maestra, mi scusi, non mi sento bene. Posso sedermi davanti, per favore? Ma certo, Pedro. Puoi sistemarti vicino al macchinista. Buongiorno, Pedro Pony. Che c'è? Non ti senti bene, poverino? Ti andrebbe di guidare il treno per un po'? Sì, grazie. Il treno va su e giù. Corre va e presto arriverà. Un segnale ferroviario! Quello c'è sulla nostra scheda! Urrà! Tutti spuntano il segnale ferroviario sulla loro scheda. Il treno si è fermato perché un personaggio importante deve attraversare i binari. Oh, non abbiamo ancora visto una galleria, ragazzi. È diventato buio. Siamo in una galleria. È rimasta solo la galleria da spuntare. Urrà! Ultima fermata. Fine corsa. Tutti giù dal treno subito. Scusi, signora maestra, noi come facciamo a tornare a casa? Oh, Peppa, siamo tornati al punto di partenza. Il treno ha percorso un grande cerchio. Biglietti, per favore. Pedro ha perso il biglietto un'altra volta. Oh, oh. Scusa, Pedro, potrei riavere il mio cappello, per favore? Ecco il biglietto di Pedro! Oh, ecco dove era finito il mio biglietto. La sfilata di carnevale. Peppa e la sua famiglia assistono alla sfilata di carnevale. Ciao. Ci sono anche Susy Pecora e Molly Talpa. Ciao, ciao, Peppa. Siete qui anche voi per la sfilata di carnevale? Già, non vedo l'ora che inizi. Sono sicura che sarà meravigliosa. Ci saranno perfino i draghi che sputano fuoco. E anche delle persone magiche che volano. Speriamo che sia davvero così bella. Che cos'è? È già cominciata. No! Stanno soltanto spassando la strada prima dell'arrivo della sfilata, Peppa. Oh, però il suono è molto piacevole. Usano spazzoloni e pattumiere per produrre della musica. La sfilata di carnevale è cominciata. Ecco il signor Toro e il suo allegro gruppo jazz. Il signor Pony, l'oculista. Ciao, ciao! Guardate, c'è Pedro su quel camion. Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao Pedro! Vorrei fare anch'io la sfilata di carnevale. Sì, anche io. Oh, che cos'è? Ciao, ciao! Accipicchia! C'è una barca che sta navigando sulla strada. Capitan Cane e Danny Cane. Guardate! L'elisoccorso della signorina Coniglio. Ma dov'è la signorina Coniglio? La signorina Coniglio è la regina del carnevale. Oh! Non mi pare che stia
state facendo molta fatica. Questo è un grande cambiamento rispetto a tutti i lavori che fa di solito. Probabilmente è felice di starsene un po' in panciolle. Arriva il signor Patato! Prego, fate un applauso al vostro e mio amico, il signor Patato! Il signor Patato ha un grosso palloncino a forma di patata attaccato alla macchina. Bello! Quello è di sicuro il più grande palloncino del mondo. Forza, venite, esultate, Pippurrà. Il signor Patato è arrivato in città. Oh, oh no! Il palloncino sta volando via. Oh, il mio palloncino! Oh, è tutto a posto, l'ho ripreso. Mi sta portando via con sé! Aiutatemi! Bisogna chiamare subito il servizio di soccorso! Pronto? Signorina Coniglia dell'Eli Soccorso! Il signor Patato vola via col palloncino! Aiuto! Aiuto! Arrivo immediatamente! Un momento! Non posso fare un salvataggio vestita così! Chi vuole essere la regina del carnevale mentre io vado a fare un salvataggio? Io! Ecco a voi! Secondo me è meglio se la faccio io la regina, perché sono molto brava a comandare. Oh, anche io so comandare! Dovrei essere io la regina, perché sono la più brava a fare il saluto. Perché non vi mettete d'accordo e fate tutte e tre la regina? E va bene, io metto in testa la corona. E io mi siedo sul trono. Io invece indosso il mantello. Aiuto! Aiuto! La signorina Coniglio sta andando a salvare il signor Patato. Sto arrivando da sotto con l'elicottero! Ah, faccia attenzione! Ops! Scusi tanto, signor Patato! Si tenga forte, la raggiungo da sopra! Signorina Coniglio, mi dica qual è il suo piano! Io non faccio mai piani! Improvviso a seconda della situazione! Pilota automatico inserito, buona giornata! Ora è il pilota automatico a guidare l'elicottero! Ciao! Arrivederci! Allora, come facciamo a far scendere questo palloncino? Lo faccio scoppiare? No! Non faccia scoppiare il palloncino! D'accordo, come vuole, allora allenterò il nodo. La signorina Coniglio vuole far uscire l'aria dal palloncino. No, ferma, ferma! Fatto! La signorina Coniglio ha salvato il signor Patato. La ringrazio. Evviva! Ora posso tornare a fare la regina del carnevale. Oh, io direi che adesso abbiamo ben tre regine del carnevale. Questo è il miglior carnevale di tutta la mia vita. Peppa adora il carnevale. Tutti adorano il carnevale. Nel mondo delle scavatrici. Peppa e George visitano il mondo delle scavatrici. Scavatrici, sì! George adora le scavatrici. Anch'io adoro le scavatrici. E oggi voi due potrete guidare delle vere scavatrici. Bello! Ecco il signor Patato. Benvenuti nel mondo delle scavatrici, dove i vostri sogni di scavatori diventano realtà. Qui c'è la gara di scavatrici di sabbia. Oh. Peppa e George, salite a bordo. Mamma e papà Pig, voi due dovrete pedalare. Oh! Oh. E ora dovete riempire di sabbia fino all'orlo questo grosso secchio. Ma divertente! Sì, divertente! Eccellente lavoro, complimenti! Adesso capovolgiamo il secchio così, due colpetti e voilà! Evviva! Peppa e George hanno fatto un grande castello di sabbia. Dai, andiamo a fare un altro gioco! Qui c'è la gara di costruzione di muri. Bisogna mettere i cubi uno sull'altro per formare un muro. Fa presto, mammina! Va bene, Peppa! Pedala più in fretta, forza! Sto pedalando più in fretta che posso, Peppa! Ho quasi finito! Fatto! Ho costruito un bellissimo muro! Arriva George con un escavatore da demolizione! Oh no! George ha buttato giù il muro di Peppa! George, no! Sei veramente cattivo! Oh, costruire delle cose e poi buttarle giù! Fa tutta parte del fantastico mondo delle scavatrici! Questo è l'escavatore a pinza. Che gioco ci deve fare?
fare con questo? Speriamo solo che non si debba pedalare. Mamma e papà Pig, ai pedali, prego! Oh. Peppa e George, voi due manovrate la pinza per afferrare un bel premio! Si possono vincere pupazzi del signor Patato o dinosauri giocattolo? Dinosauro! E va bene, George, proviamo a prendere un dinosauro! Da questa parte, George! No, su in qua! Indietro! Avanti! Giù! Evviva! Abbiamo preso il dinosauro! Il dinosauro è troppo pesante per la pinza. Oh, provate un'altra volta! Oh no! Abbiamo preso un pupazzo del signor Patato! Il pupazzo del signor Patato è del peso giusto per la pinza. Siete stati fortunati e pensate che potete tenerlo! Ma la notizia più importante è che con questa gara avete meritato il distintivo da scavatori! Siete ufficialmente nominati esperti scavatori! Evviva! Grazie per aver visitato il mondo delle scavatrici, dove i vostri sogni di scavatori diventano realtà! Ciao! Ciao, ciao! Mi è piaciuto tanto il mondo delle scavatrici, perché abbiamo guidato... Ecco il signor Toro. Che cosa succede, signor Toro? Costruiamo un muro da una parte all'altra della strada! Scavatrice, scavatrice! Signor Toro, possiamo guidare noi la sua scavatrice? Oh, mi dispiace, ma temo che i piccoli non possano guidare una scavatrice. Ma noi siamo stati nel mondo delle scavatrici e abbiamo i distintivi. Oh, allora è tutto in regola, salite a bordo. Io manovro la scavatrice, mentre a voi spetta il compito più importante, quello di premere i pulsanti. Ecco qua, e adesso premere il pulsante. Quale? Questo rosso? No, il pulsante verde! La scavatrice ha abbattuto il muro. Scusi tanto, signor Toro. Costruire delle cose e poi buttarle giù fa tutto parte del divertimento di guidare le scavatrici. Peppa e George adorano le scavatrici. Tutti adorano le scavatrici. Il vestito nuovo! È una splendida giornata di sole. Peppa e George giocano in giardino. Pozzanghere di fango! Peppa e George adorano saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. George, guarda, ti sei tutto infangato! Peppa? George! George, accipicchia che maialino infangato! Hai bisogno di un bagno? Già, e anche al tuo vestito serve una lavata. Oh. George sta facendo il bagnetto, mentre il suo vestito si sta lavando in lavatrice. Avremo lavato questo vestito almeno 1000 volte, Mamma Pig. Si è strappato tutto, è pieno zeppo di buchi. Se i vestiti vengono lavati 1000 volte, si riempiono di buchi. Forse è il momento di comprare a George un vestito nuovo. Mamma Pig accompagna Peppa e George in un negozio di vestiti. Buongiorno, Mamma Pig. Signorina Coniglio. Cosa posso fare per lei? Ci serve un vestito nuovo per George, per favore. Siete molto fortunati, perché qui vendiamo vestiti. Per cominciare, dobbiamo prendere le misure. Forza, alza le braccia, caro George. George crede che lei gli voglia fare il solletico. Ti prometto che non ti farò il solletico, George. Molto bravo! Ma che bambino grande e coraggioso sei! Allora, hai visto, George? La signorina Coniglio non ti ha fatto il solletico, è vero? No! Ma io sì, invece! A George piace il solletico. Bene, troviamo un bel vestito nuovo per George. Che ne dici di questo? Ti terrà molto caldo, vedrai! Bello! Prego, Mamma Pig, entra in camerino con George, si accomodi. George ha indossato un pesante maglione di lana. Così assomiglia a un peluche, George. Credo che il bianco non sia il colore adatto per saltare nelle pozzanghere. Ah, provi questo. È di tutti i colori tranne che bianco. George, vestito così sembri un pagliaccio. No! George non vuole sembrare un pagliaccio. No, troppo colorato.
che ne dice di questo? Adesso invece assomiglia a un buffo pinguino. Già, direi che questo non lo fa sembrare George. Allora può provare questo. È praticamente identico a quello che aveva prima. Oh, ci siamo! George, così sei spiccicato a te! Tu che cosa ne dici, George? Evviva! A George piace il vestito nuovo. Papino, siamo tornati! Oh, vedo che George non ha comprato nessun vestito nuovo. Questo è un vestito nuovo, Papà Pig. È uguale spiccicato a quello di prima, ma senza buchi. Oh, 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 è vero, certo! Adesso possiamo andare a giocare in giardino, mammina! Sì, anzi andiamo tutti insieme a giocare in giardino! Evviva! Guardate, una pozzanghera di fango! Dai, saltiamoci dentro! Saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Splish, splash, splash, splish, splash. Con un grande splash qui ed un grande splash lì. Splash, qui, splash, splash, splish, splash, ovunque si farà. Saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Splish, splash, splash, splish, splash. George, come ti sei ridotto? Il tuo vestito è di nuovo tutto infangato. Oh. Ma guarda, parli proprio tu, Peppa. Da un'occhiata al tuo vestito. Anche tu hai l'aria un tantino infangata, Papà Pig. E tu altrettanto, Mamma Pig. Non importa, è soltanto fango. Basta lavarlo e andrà via. Beh, se dobbiamo darci comunque una lavata, tanto vale che ci infanghiamo ancora di più. Sì! Peppa, George, Mamma Pig e Papà Pig adorano saltare nel fango. Tutti adorano saltare nel fango. Il compleanno di George. Oggi è il compleanno di George. È ancora molto presto. George, è ancora troppo presto. Dinosauro. Tornatene subito a letto. Mi sembra che qualcuno abbia fretta di alzarsi. Buon compleanno, George. George mi ha svegliata. Tu hai svegliato tutti quanti il giorno del tuo compleanno. Sì, ma era diverso. Quello era il mio compleanno. Mentre oggi è George che compie gli anni. Allora tanti auguri, George. Questo è il tuo regalo, George. Oh! Dinosauro! Ero quasi sicura che ti avrebbero regalato un altro dinosauro. Premilo sulla pancia. Troppo spaventoso. George, ti ho fatto un bigliettino di auguri. Indovina che cosa ci ho disegnato. George non ne ha idea. Avevo pensato di disegnarti un bel fiore. A George non piacciono i fiori. Ma poi alla fine ho deciso di farti un... dinosauro! È davvero un bel disegno, Peppa. Lo so, la verità è che sono molto brava. Bene, ora andremo in un posto speciale, come dono di compleanno extra. Evviva! Corriamo allora! Ma dov'è che andiamo? Lo vedrete! I bambini non vedono l'ora di scoprire di che cosa si tratta. Ci volete portare al circo? No, ma è un posto altrettanto bello. Allora è il cinema. No, molto meglio. Non riesco ad immaginare niente. Dove staranno andando? Siamo arrivati. Si sono fermati davanti al museo. Perché siamo venuti al museo? Un attimo e lo vedrete. Che cosa sarà questo regalo speciale? George, mi dici per favore qual è la cosa che più ti piace al mondo? Dinosauri! dinosauri! Il regalo speciale è la stanza dei dinosauri del museo. Sempre i soliti noiosi dinosauri. Dinosauro! Non devi avere paura. Non è un vero dinosauro, George. Si tratta solo di un robot. Guarda, mi metto su questa croce e...
Ciao! E adesso c'è un'altra sorpresa. Sono arrivati tutti gli amici di George. Sorpresa! La signora Coniglio gli ha preparato una torta. Riuscite a indovinare che tipo di torta possa essere? A forma di dinosauro? Proprio così! Sei stata davvero bravissima, Peppa! Buon compleanno, George! C'è ancora un ultimo regalo. Seguitemi! Che cosa potrà mai essere? Sicuramente avrà a che fare con i soliti dinosauri. Oh, e questo che cos'è? Devo ancora riempirlo d'aria. Lo so! È un castello gonfiabile! Peppa adora i castelli gonfiabili. Ma se è un regalo per George? Come mai questa volta non c'entrano i soliti dinosauri? Ma questo è un dinosauro! Un dinosauro gonfiabile! Evviva! George adora i dinosauri gonfiabili. Tutti adorano i dinosauri gonfiabili. È magnifico! Buon compleanno, George! La festa della scuola. Oggi è il giorno della festa della scuola. A Peppa piace molto andare alla festa. Questi sono gli amici di Peppa: Candy Cat, Susie Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit e Pedro Pony. Ciao a tutti, amici! Ciao, Peppa! Mi piace tanto la festa della scuola. Anche a me. Che ti piace di più? Farmi truccare la faccia. A me piacciono i palloncini. La cosa che mi piace di più è il castello incantato. A me piace proprio tutto. È davvero un'ottima scelta, Peppa. Ci vediamo dopo, Peppa. Sì, a più tardi. George, a te che cosa piace di più? Dinosauro. Oh, perbacco, non ci sono dinosauri alla festa, George. Forse possiamo prendere un palloncino con un dinosauro. Sei sicuro che ci siano palloncini con quella forma, Peppa Pig? Sì, ne sono certo. Io e George possiamo farci truccare la faccia prima. Naturalmente. La signorina Rabbit ha truccato da tigri gli amici di Peppa. Ecco fatto, Susie. Ora sembri una tigre. Grazie, signorina Rabbit. Caspita, mi piace molto questo trucco, Susie. Che cosa sei, un gattino? No, io sono una tigre. Peppa? Per caso vuoi che trucchi anche te? Sì, grazie. Posso essere un bell'elefante? Perbacco, non so come si fa un elefante. Io so fare le tigri. Sì, una tigre. Ecco fatto, Peppa. Ora sei una tigre? Sono una tigre. George, a te cosa piacerebbe essere? Dinosauro. Un dinosauro? Che ne dici di una tigre, invece? Sono brava a fare le tigri. Sono una tigre. Anch'io. Miau. Guarda che le tigri non abbaiano. E tu come lo sai? Perché le tigri sono dei grassi gatti. Miau. E io sono un gatto. Gatti? Candy, ti prego, ci insegni a fare le tigri. Va bene. Le tigri avanzano molto, molto lentamente. E poi balzano. Alle tigri piace lavarsi leccandosi così. Ma la cosa più bella è che quando le tigri sono contente fanno le fusa. Ciao, piccoli. Oh, mamma mia, siete tutte tigri. E io sto insegnando loro come si fa ad essere una tigre. Allora, piccole tigri, che cosa volete fare? Dinosauro! Giusto. Cerchiamo un palloncino con un dinosauro per George. Prendiamo dei palloncini per tutti. Evviva! Buongiorno, signora. Vorremmo dei palloncini, per favore. Ma certamente, potete scegliere, ce n'è per tutti i gusti. Posso avere quello con l'elefante, per favore? Ecco a te, Peppa. Io vorrei quello col canguro. Un leone, per favore. Una scimmia, per favore. Un pappagallo, per favore. Oh, ecco, vi ho accontentati tutti. E ora la cosa più importante. Ci serve un palloncino con un dinosauro per George. Oh, perbacco. A dire il vero, non mi pare di avere dei palloncini con i dinosauri. Oh. Wow!
Sta tranquillo, George. Mi è venuta un'idea. Potrei avere due palloncini lunghi, per favore? Ecco, ora state a vedere. Che cosa sta facendo Papa Pig con i palloncini? Fatto. Riuscite a indovinare che cos'è? Per caso è un canguro? Oh, no! È un... dinosauro! Esatto, è un dinosauro. Papa Pig ha fatto un dinosauro con i palloncini. Dinosauro! Andiamo al castello incantato! A Peppa piace saltare sul castello incantato. Piace a tutti saltare sul castello incantato. In barca a vela. Nonno Pig vuole fare un giro in barca con Peppa e George. Ehi là, vento in poppa, Nonno Pig. Questi sono il signor Cavallo e la signora Corgi. Sono soci del circolo velico. Buongiorno, stiamo uscendo per un giretto in barca a vela. È ancora un po' presto per andare a vela. Già, adesso non si può uscire in barca a vela. Grazie tante per i vostri consigli, ci vediamo più tardi. Nonnino, i tuoi amici hanno detto che è ancora presto per la barca a vela. Non hanno idea di quello che dicono, te l'assicuro. Oh, puffarbacco. La barca di Nonno Pig è arenata sulla sabbia. C'è acqua da nessuna parte, nonno. È vero, evidentemente c'è bassa marea. Allora non si può andare in barca. Non ti preoccupare, l'acqua tornerà da un momento all'altro e così la nostra barca potrà galleggiare. Ecco, l'acqua sta tornando! Proprio come avevo detto! L'acqua sta liberando la barca del nonno dalla sabbia. Stiamo ballonzolando su e giù. Siamo pronti per veleggiare. Ai tuoi ordini, Capitan Nonno. Ai posti di manovra. Io adoro andare in barca a vela. Ehi là, vento in poppa, Nonno Pig. Va tutto bene a bordo? Serve aiuto o qualche consiglio, vecchio mio? Ce la stiamo cavando perfettamente, grazie. Arrivederci. Guarda, Nonno, loro vanno più veloci di noi. Non si deve avere fretta quando si va in barca a vela. Stiamo ballonzolando su e giù. La barca va su, la barca va giù. La barca va su, la barca va giù. Adesso sale, poi riscende giù. La barca va su e giù. E là, vento in poppa, Nonno Pig. È meglio rientrare prima che arrivi la bassa marea. Se fa tardi, rischia di rimanere arenato sulla sabbia. Grazie del consiglio. Ci vediamo, a dopo. Non ho intenzione di dargli ascolto. Per quanto riguarda le maree, io ne so decisamente più di loro. La barca va su, la barca va giù. La barca va su, la barca va giù. Adesso sale, sale. Oh! Abbiamo smesso di ballonzolare. Evidentemente è arrivata la bassa marea. Vuol dire che siamo arenati sulla sabbia, nonno? Già, ma solo finché non torna l'alta marea, quando l'acqua ci farà galleggiare di nuovo. E quando torna l'alta marea? Domani mattina. Oh! Trascorreremo la notte in barca, che cosa ne dite? Facciamo un pigiama party, evviva! È meglio fare un colpo di telefono a Nonna Pig. Pronto? Pronto, Nonna Pig? Noi tre abbiamo deciso di trascorrere la notte in barca. Hai calcolato male le maree? No, no, ma certo che no, è solo siamo che... siamo arenati sulla sabbia, nonnina. Ne ero sicura. Sarà una bella avventura, Nonna Pig. Ci vediamo domani mattina. Dove dormiremo stanotte, nonno? Qui sotto. La cabina ha due belle cuccette tutte per voi. E io invece dormirò qua su in coperta, sotto il cielo stellato. Ciao, nonnino, buonanotte! Notte, sogni d'oro, Peppa e George! Peppa e George si sono addormentati nelle cuccette. Nonno Pig dorme su in coperta. E le stelle brillano nel cielo. È mattina. Stiamo di nuovo ballonzolando su e giù! Guardate, nipotini miei, l'acqua è tornata! Evviva! La barca del nonno è tornata a galleggiare. È il momento di rientrare a casa. Sempre ai tuoi ordini, Capitan Nonno. La barca va su e giù. Nonna Pig è venuta a prendere Peppa e George. Ciao,
ciao, nipotini miei! Allora, vi siete divertiti? Sì! Sì. Ci siamo arenati sulla sabbia e poi abbiamo fatto un pigiama party! Peppa adora navigare! Tutti adorano navigare! Dal dentista! Peppa e George si lavano i denti ogni mattina. Oggi Peppa e George andranno dal dentista. Peppa, George, siete pronti per la visita di controllo? Io non vengo, sono troppo impegnata. Devo prendere il tè delle 5 con Teddy. Sì, siamo molto impegnati. Tutti vanno dal dentista, così i denti si mantengono puliti e sani. Ok, papino. George, i tuoi denti sono puliti come i miei? George non è mai stato dal dentista. Avete degli adorabili dentini puliti. Sono certo che il dentista sarà soddisfatto. Peppa e George stanno aspettando il loro turno dal dentista. Che noia aspettare. Questa rivista è molto interessante. Sto imparando tutto sulle patate. Peppa, George, ora è arrivato il vostro turno. Evviva! Questo è il dentista, il dottor Elefante. Ciao, Peppa. Ti lavi i denti tutti i giorni? Sì, dottor Elefante. Brava. Dunque, chi è il primo? Inizio io, perché sono una bambina grande. Stai a guardare, George. Siediti, per favore. Tieniti forte. Bello! Ora apri bene la bocca. Ah. Ancora di più. Ah. Bene, diamo una bella occhiata. Per guardare i denti di Peppa, il dottore Elefante usa un piccolo specchio. Voglio sperare che tu non abbia mangiato troppi dolci, Peppa. È difficile parlare con la bocca bene aperta. Fatto! Bravissima! Hai dei denti bianchi e sani. Ha preso tutto da me. Adesso posso bere quella speciale acqua rosa? Sì, ma non la ingoiare. Sputala. George, ora tocca a te. No. George non vuole essere visitato. Se vuoi, puoi tenere stretto il dinosauro mentre il dentista ti esamina i denti. Dinosauro! Felice di fare la tua conoscenza, dinosauro! Quello non è un vero dinosauro, è fatto di plastica verde! Tieniti forte! Sei molto coraggioso, George! E ora mi fai vedere i tuoi denti? George non vuole mostrare i denti al dottore Elefante. George, apri la bocca, come faccio io! Così va meglio. Ho finito. I tuoi dentini sono forti e sani, George. Sono belli come i miei, dottor Elefante. Sì. George è molto fiero di avere dei denti puliti. George, non dimenticare l'acqua rosa. Perbacco, guardate qui! Qualcosa non va, dottore? La bocca di George è pulita, ma non si può dire lo stesso di questo giovanotto! Oh no! I denti sporchi del dinosauro di George hanno deluso il dottor Elefante! Per niente, Peppa! Il mio lavoro è far brillare i denti! Prego, il getto d'acqua, signora Coniglio! Il dentista usa l'acqua per pulire i denti del dinosauro! Lucidatrice, signora Coniglio! La spazzola è un po' rumorosa! Il dottor Elefante lucida i denti del dinosauro. Rosa, rosa! Hai ragione, George. Anche il tuo dinosauro deve bere un po' della speciale acqua rosa. Perbacco! Che bei denti brillanti ha il dinosauro di George! Oh. Dinosauro! Ah! Mi hai fatto paura! George adora il suo dinosauro, soprattutto ora che ha i denti puliti. L'armadio dei giocattoli! È ora di andare a dormire. Santo cielo, perché i giocattoli sono sul letto?
perché è qui che vivono. Forza, dovete metterli immediatamente nel loro cestino. Ma il cestino è completamente pieno. Oh, Peppa ha ragione. Forse avete bisogno di un nuovo armadio? Sì, potrei costruirlo domani mattina. Ma se l'ultima cosa che hai costruito è questa mensola? È vero, e ne vado molto orgoglioso. Ma Papino, è tutta storta, vedi? Noi la usiamo come scivolo per Teddy e il dinosauro di George. D'accordo, allora l'armadio lo compreremo. Possiamo farlo anche adesso con il computer. Evviva! Mamma Pig sta acquistando un armadio per i giocattoli. Allora, quale volete? Possiamo comprare questo, mamma? Mi sembra perfetto. L'armadio è stato scelto. Congratulazioni! Il suo ordine è confermato. Oh, che bello! È mattino e il signor Zebra ha una consegna speciale. C'è un bel pacco in arrivo per la signorina Peppa Pig e per il signor George. Di che si tratta? È il vostro nuovo armadio. Oh, sembra un tantino sottile. Certo, perché lo dovete montare. Oh. Non preoccuparti, Peppa. Sicuramente per i tuoi genitori non sarà un problema. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Che cosa facciamo ora? Ma è chiaro, montiamo il vostro armadio. Evviva! Ma che strano, non ci sono le istruzioni. Magari montarlo è talmente semplice che non c'era bisogno di metterle. Mamma, possiamo aiutarti? Certo. Peppa, mi puoi portare un ripiano? Eccotene uno verde. Grazie mille, Peppa. E adesso mi servono 4 gambe. 1, 2, 3, 4. Sono tutte per te, mamma. Perfetto, lo finiremo in un attimo. Tieni questa porticina rossa. Ti ringrazio, mi serviva. Ecco, finito. Hai fatto un ottimo lavoro. È molto piccolo. Come faranno a starci tutti i nostri giocattoli? Già, effettivamente hai ragione. Oh, George ha trovato un altro pezzo. Forse quello è un ripiano di scorta. E ce ne sono tanti altri qui. Accipicchia, l'armadio è piccolo perché Mamma Pig non ha usato tutti i pezzi. Dobbiamo solo smontare questo e iniziare da capo. Oh no, se soltanto ci fossero le istruzioni. Chi può mai essere? Rieccomi, ho trovato questo dentro al mio furgoncino. Ma il nostro libretto delle istruzioni renderà le cose molto più semplici. Evviva! Le istruzioni sembrano proprio complicate. Non riesco a capire, non hanno senso. Lasci che ci pensi io, signor Pig. Me la cavo piuttosto bene con queste cose. Dice davvero? Come possiamo darle una mano? Potreste offrirmi del tè, mi farebbe molto piacere. Con 6 zollette di zucchero. Tutti preparano il tè per il signor Zebra. Il tè è pronto, signor Zebra! Wow! Finalmente l'armadio è a posto. Caspiterina, è stato veloce. Sì, e ho messo dentro tutti i vostri giocattoli. La ringrazio, signor Zebra. Ma non c'è più spazio per questi ultimi due. Oh, povero Teddy e povero dinosauro. E adesso dove vivranno? Ma perché semplicemente non ordinate un altro armadio? No! Mi è venuta un'idea fantastica. Sia Teddy che il dinosauro possono stare sui vostri lettini. Ma, mamma, quello è sempre stato il loro posto. Certo, lo so. Per questo è proprio una buona idea. Il camion dei pompieri. Mamma Pig è vestita da pompiere. Mammina, perché sei vestita in quel modo strano? Perché sto andando a seguire un corso da pompiere per le mamme. È una bella scusa per una tazza di tè e 4 chiacchiere. Beh, e tu che cosa farai oggi, Papà Pig? Io ho una partita molto importante con la squadra di calcio dei papà. Cioè, un mucchio di bambini cresciuti che prendono a calci un pallone. E poi faremo anche un bel barbecue. Sono arrivati il signor Toro, il signor Coniglio, il signor Pony e il signor Zebra. Muuu!
Volete dire a Papa Pig che siamo qui per il barbecue? Andiamo! Mammina, possiamo venire a vedere il camion dei pompieri? Certo! Oh, che bello! Questa è la caserma dei pompieri della signora Coniglio. Benvenuti, Peppa e George! Venite a vedere il camion dei pompieri? Accipicchia! Camion pompieri! C'è una scala per arrampicarsi, un tubo per il getto dell'acqua e una grossa campana per suonare. Ding dong, ding dong! Adesso saliamo sulla torretta e vediamo se c'è un incendio. Salve a tutte quante! Ciao, Peppa! Ciao, George! Ah, che ne dite di una tazza di tè e quattro chiacchiere? Sarebbe molto gradevole. C'è anche il telefono! Peppa! Quello è il telefono delle emergenze. Si deve usare soltanto quando c'è un incendio. Ah! Al fuoco! Al fuoco! Qui è la caserma dei pompieri. Dov'è l'incendio? Dov'è l'incendio? Posso parlare con Mamma Pig, per favore? Oh! È Papà Pig! Papà Pig! Non dovresti chiamare questo numero. È un telefono che serve solo per le emergenze. Ma questa è un'emergenza. Ho provato a cercare il ketchup dappertutto. Non riesco a trovarlo. Papà Pig, posso accendere il barbecue adesso? Sì, fai pure, signor Coniglio. Fa molta attenzione col barbecue, Papà Pig. Fidati, Mamma Pig. Noi papà sappiamo tutto a proposito dei barbecue. Ciao! Forse serve dell'altra carbonella. Proviamo a soffiarci un po' sopra. Secondo me c'è bisogno di usare degli altri fiammiferi. E adesso non ci resta che aspettare un incendio. E quanto tempo dobbiamo aspettare? Oh, potrebbe volerci chissà quanto. Io sto aspettando già da anni. Quanti incendi ha spento fino ad oggi, signora Coniglio? Nessuno. Neanche un solo incendio. Ma bisogna tenersi pronti. Suona il telefono delle emergenze. Vuoi rispondere tu, Peppa? Probabilmente è di nuovo il tuo papà. Va bene. Sì, pronto? Qui la caserma dei pompieri. Ciao, Peppa. Papà, ancora tu? Sei davvero disobbediente. Questo telefono serve soltanto per gli incendi. Puoi passarmi la signora Coniglio, per favore? Fa la brava, Peppa. Il mio papà ha detto che vuole parlare con lei. Pronto, Papà Pig? Questo telefono deve essere usato soltanto quando c'è un... incendio! Oh, no! Il barbecue di Papà Pig è andato a fuoco! Al fuoco! Al fuoco! Mamme a salvataggio! Tenetevi forte! Il camion dei pompieri della signora Coniglio! Evviva! State indietro, voi papà! Mamma cane, apri la valvola dell'acqua! Sì, ricevuto, Mamma Pig! L'incendio è spento! Evviva! Grazie del salvataggio, signora Coniglio! Oh, non c'è di che! È la parte fondamentale del nostro servizio! Il servizio pompieri di noi mamme! E adesso, dato che la signora Coniglio ha gentilmente innaffiato il nostro giardino, possiamo saltare tutti su e giù nelle pozzanghere di fango! Sì! Io adoro i camion dei pompieri! Soprattutto quando formano le pozzanghere di fango! Vacanza in campeggio! Peppa e la sua famiglia sono in vacanza col camper. Buongiorno, piccolini miei! Buongiorno, Papà Pig! Io adoro il campeggio! Visto che siamo in campagna, penso che potremmo trascorrere la giornata osservando la natura. Ottima idea, Mamma Pig! Guardiamoci un bel programma sulla natura. Una delle meraviglie della natura, gli uccelli. Com'è affascinante! Zitto! Vuoi stare zitto, uccellino? Non riusciamo a sentire la televisione! No, Papà Pig! È una cosa assolutamente sbagliata! Non si può campeggiare e guardare la televisione! Questo si può fare a casa! Sì, hai ragione tu, Mamma Pig! Ci sono tanti posti divertenti da visitare! Questo è il mondo degli alberi. Cos'è il mondo degli alberi? Il mondo degli alberi è una grande foresta piena di alberi. Non mi sembra tanto divertente. Oppure c'è la città delle patate. Che cos'è
cos'è la città delle patate? Si fa un giro per i campi di patate che termina con un assaggino di patate. Sembra molto interessante. O c'è il paese delle anatre. Cos'è il paese delle anatre? È un fiume immenso tutto pieno di anatre. Paese delle anatre! Andiamo al paese delle anatre! Peppa e George adorano le anatre. Come si fa ad andare al paese delle anatre? Sarà il camper a guidarci. Dove volete andare oggi? Paese delle anatre, per favore! Procedere sempre dritto lungo la strada. Andiamo dalle anatre con un camper giallo. Benvenuti nel paese delle anatre! Buongiorno! Quanti biglietti, prego? Due adulti e due piccolini. Divertitevi con le anatre! Ma dove sono le anatre? Forse sono andate in vacanza. Forza, cominciamo a preparare il picnic. Le anatre si fanno sempre vedere quando... Quando noi facciamo i picnic. Peppa e George adorano i picnic. Guardate, arrivano le anatre! Fermo, papà! Ci serve del pane per darlo alle anatre. Oh, va bene. Salve, signora anatra. Arrivano altre anatre. Ci sono tutti i loro fratelli e le loro sorelle. Ne arrivano altre ancora. Questi sono il nonno e la nonna anatra. Ed ecco che arrivano tutti gli zii e le zie. E così è finito il nostro picnic. Anatre, avanti, dite grazie a papà Pig. Prego, è stato un piacere. Mi piace il paese delle anatre. È ora di tornare a casa. E quale sarà la strada più breve per tornare a casa? Proseguire dritto e entrare nel fiume. Oh, ne è sicura? Sì, entrare nel fiume. Ma noi non possiamo entrare nel fiume. È vero, è completamente insensato. Premere il pulsante blu, prego. Il camper sta navigando sul fiume. Che bello, il camper si è trasformato in una barchetta. Chi avrebbe immaginato una cosa simile? Benvenuti sulla macchina del futuro. Guardate, su quella barca ci sono nonno cane e il suo nipotino Danny. Vento in poppa, papà Pig. Vento in poppa a lei. Navighiamo sul fiume con un camper giallo. Salire sulla prossima collina. Avete raggiunto la vostra destinazione. Eccoci a casa. Grazie per la bellissima vacanza, signora voce del camper. Prego, è stato un piacere. È stato molto bello andare in vacanza, ma è ancora più bello ritornare nella nostra cara casetta. Buonanotte, piccolini miei. Buonanotte! Corsa di beneficenza! C'è un forte temporale e dal tetto della scuola filtra la pioggia. Come possiamo raccogliere i soldi per aggiustare il tetto della scuola? Organizziamo una corsa di beneficenza. Cos'è una corsa di beneficenza? È una corsa durante la quale gli organizzatori raccolgono dei soldi. E più soldi vengono donati, più lunga è la corsa. Ottima idea, papà Pig. Lei quanto a lungo può correre? Cosa? Io posso correre quanto vuole, madame. Ma papà, tu a malapena ti alzi dal divano. Che sciocchezza. Io ho una grande esperienza nella corsa. Bene. C'è qualcun altro che vuole correre? No, grazie! Ma io darei dei soldi per vedere papà Pig correre! Sì, anch'io! Anch'io! Meraviglioso! La ringrazio, papà Pig! Peppa e la sua famiglia mangiano gli spaghetti. Deliziosi! Sono rimasti degli spaghetti? Ma papà Pig, ne hai già mangiate ben tre porzioni! Mangiare mi dà energia! E ho bisogno di energia per la corsa di beneficenza! Ma hai anche bisogno di allenarti per la corsa! E se io mi allenassi a mangiare oggi e poi mi allenassi a correre domani? No, papà! Tu devi allenarti per la corsa subito, da ora! Wow! Avanti, papino! Inseguici! Questo è troppo facile! È facile correre giù per la collina! Ma è difficile correre su per la collina. Forse non avrei dovuto mangiare così tanti spaghetti.
il giorno della corsa di beneficenza. Madame Gazzella ha una mappa per mostrare fino a dove deve correre Papà Pig. Se Papà Pig riesce a correre fino a qui... Quello è il supermercato! E fino a qui... È la stazione di servizio di mio nonno. E arriva fino a questo punto qui... È il castello ventoso. Allora avremo abbastanza soldi per riparare il tetto della scuola. Lo faccio immediatamente. Pronti? Ai posti? Via! Ci sono riuscito. Adesso possiamo fare il picnic. Che papà buffone! Quello è soltanto un disegno. Certo, adesso deve correre fino al vero castello ventoso. Oh. Pronto? Al posto? Via! E via! Coraggio, Papà Pig! Ce la puoi fare! Lo scuolabus è finalmente arrivato al castello ventoso. Adesso tutti possono godersi il picnic. Dell'acqua! Datemi dell'acqua! Ma che splendida calda giornata! È un modo estremamente rilassante di raccogliere soldi, non trovate? Dell'acqua! Ho tanta sete! Papà Pig ha raggiunto il supermercato. Tutto questo correre gli ha fatto venire una gran sete. Forza, dai un'occhiata con il cannocchiale! Riesco a vedere Papino! Con il cannocchiale si vede tutto più vicino. Oh, non sta andando molto veloce! Papà Pig è arrivato alla stazione di servizio di Nonno Cane. Ah, basta! Non ce la faccio più! Papà si è fermato! Oh. Oh. Sembra molto accaldato! Ha bisogno di qualcosa che la rinfreschi e che le ridia energia! Ecco, prendo un ghiacciolo! La ringrazio, Nonno Cane! Sì, ci voleva. Oh, una vespa! Sciò, sciò! Va via, piccola peste! La vespa vuole assaggiare il ghiacciolo di Papà Pig. No! Questo ghiacciolo è tutto mio! Ecco, ora papà ha ricominciato a correre! Molto in fretta! Evviva! Ah, vattene! Vattene! Adesso si può fermare, Papà Pig! Abbiamo abbastanza soldi per riparare il tetto! Papà Pig si è liberato della vespa. Bene, bravo, Papà Pig! Questa corsa in più ci ha permesso di raccogliere abbastanza soldi anche per un nuovo scuolabus! Tante grazie, Papà Pig! Oh, oh, oh. È stato un grande piacere! Il bucato! Stamattina Papà Pig si dedica al bucato. Papà, di chi è quella maglietta bianca? Questa è la mia maglietta da calcio. Papà Pig deve giocare a calcio oggi pomeriggio. Ma prima devo andare a lavorare. A più tardi. Ciao! Ciao, ciao! Povero Papino! Che sfortuna, va sempre a lavorare. Sì, lavora tanto. Avanti, andiamo a giocare. Sì, andiamo a giocare. Peppa adora saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. George adora saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Mamma Pig adora saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Oh no! Mammina, guarda! Abbiamo sporcato di fango la maglietta da calcio di papà! Non fa niente, vuol dire che la rilaveremo. Tornerà pulita in un attimo e papà neanche saprà che si era sporcata di fango. Cerchiamo qualcos'altro da mettere in lavatrice. Oh, anche il mio vestito si è un po' sporcato. Mamma Pig e George hanno trovato altre cose da lavare. Molto bravo, George. Mettiamo i panni in lavatrice e poi l'accendiamo. La lavatrice si riempie di acqua calda saponata. Splash, splash, splash! Splash, splash, splash! La lavatrice fa tremare tutta la cucina. Oh, Peppa, dov'è il tuo vestito? È lì dentro, si sta lavando. Cosa? Oh, no! Guarda!
mio vestito rosso è tutto lindo e pulito. È vero, Peppa. Ma guarda cosa ha fatto a tutto il resto. Oh cielo! Il vestito rosso di Peppa ha fatto diventare rosa il bucato bianco. Il rosa non è un colore che si adatta molto ad una maglietta da calcio. Papà Pig è tornato dal lavoro. Buon pomeriggio a tutti! Ciao, papino! Papà Pig, abbiamo un piccolo problema. Dimmelo dopo, mamma Pig. Adesso mi devo preparare per la partita. Dov'è la mia maglietta da calcio? Eccola! Non essere sciocchina, Peppa. Questo è uno dei vestiti della mamma. È rosa. Non è così, papà. Questa è la tua maglietta da calcio. Si era un po' sporcata di fango. Così l'abbiamo lavata. Ma purtroppo gli altri panni hanno stinto. Scusa tanto, papino. Ma non posso indossare una maglietta da calcio rosa. E perché no, papà? Il rosa è un colore molto carino, sai? Tu che ne pensi, George? A George non piace il rosa. Sono arrivati gli amici di Papà Pig. Il signor Toro, il signor Coniglio, il signor Pony e il signor Zebra. Muuu! Vuole dire a Papà Pig che siamo qui per la partita? Sarà pronto tra un momento. La mia squadra ha la maglia bianca. Mi serve una maglietta bianca. Ma papino, tu ce l'hai una maglietta bianca. Prova a toglierti la giacca che indossi. Vedi? Ma è perfetta. Ti ringrazio, Peppa. Salve a tutti! Salve, Papà Pig! Bella la tua maglietta! È molto elegante! Molte grazie! Coraggio! Andiamo a giocare a calcio! Sì! Marino, ti sei sporcato di fango un'altra volta, guarda! È naturale, Peppa! Le magliette da calcio sono fatte per essere sporcate di fango. Papà Pig adora giocare a calcio. Tutti adorano giocare a calcio, specialmente quando c'è il fango. Il pollaio di nonna Pig. Peppa e George dormono a casa dei nonni stasera. Ciao, nonna Pig! Buongiorno, nipotini miei. Ciao, ciao, buon divertimento. Ciao, ciao, mammina. Vi mostro la stanza dove dormirete stanotte. Questa è la cameretta della mamma quando era piccolina come voi. Tanto, tanto tempo fa. E questo è il lettino dove dormiva tutte le notti. Il letto con le molle. Siete proprio come la vostra mamma quando era piccola. Anche la mamma faceva i salti sul letto? Certo, come no? Ma la mamma ci sgrida sempre quando iniziamo a saltare sul letto. Quando la mamma aveva la vostra età, era birichina proprio come voi. Davvero? Sì. E adesso andiamo a fare due chiacchiere con nonno Pig in giardino. Ciao, nonno Pig. Ciao, nonno Pig. Buongiorno, Peppa. Buongiorno, George. Venite a vedere le mie belle carotine. Nonno Pig è molto fiero dei suoi ortaggi. E da questa parte i miei pisellini. Ma la verdura migliore è la lattughina verde. Oh no! La mia lattughina verde! Sai, nonnino, credo proprio che quegli uccellini se la siano mangiata. Sì, pennuti. Come mai il tuo spaventapasseri non è riuscito a spaventarli? Perché i pennuti che mangiano la lattughina verde del mio orto sono troppo intelligenti per spaventarsi. Che cosa blateri, nonno Pig? I tuoi amici hanno mangiato un'altra volta tutta la verdura del mio orto. Amici? Quali amici? Tom, Dick e Harrison. Ma no, non si chiamano così. Nonna Pig ha delle gallinelle. Carine! Allora, vi presento Giuditta, Sara e Vanessa, tesorucci. Ciao! E lui si chiama Neville. Neville è una gallina maschio, vero nonna? Sì, Peppa, ma si dice galletto. È proprio un cattivone. Ha distrutto lui tutte le mie verdure. Neville non farebbe male a una mosca. Sai benissimo che se le mangia le mosche. E ha mangiato lui la mia lattughina verde. A voi non interessa la lattughina verde di nonno Pig, non è vero, amorini miei? Non quando c'è del magnifico gran turco da mangiare. Su, avanti, andiamo a casa. Peppa, George, vi piacerebbe dare il gran turco alle mie gallinelle? Sì, sarà divertente, no?
nonna. Ecco qui, gallinelle. Mangiate. Avete anche una capanna per giocare. No, Peppa, quello è il pollaio, dove le galline depongono le uova. Le uova? Però io non vedo nessun uovo qua dentro. Adesso no, ma molto presto ce ne saranno tante. È ora di andare a dormire per Peppa e George. Le galline avranno già deposto le uova nel pollaio, nonna Pig. Forse domani mattina, Peppa. E come facciamo a sapere quando sarà mattina? Beh, ce lo dirà Neville. E ora fate la nanna. Notte, nonna. È mattino. È Neville, sveglia! Grazie per averci svegliato, Neville. Buongiorno. Buongiorno, care Giuditta, Sara e Vanessa. Avete fatto qualche ovetto? 1, 2, 3, 4. 4 begli ovetti, nonna. Mangeremo uova a colazione stamattina. Sì, grazie a loro, le simpatiche Giuditta, Sara e Vanessa, le nostre gallinelle. Uova alla coque per tutti quanti. Evviva! Sono davvero deliziose. Nonna, le tue gallinelle fanno delle uova belle e molto buone. Certo, grazie al gran turco di ottima qualità che mangiano. E alla mia lattughina verde. La principessa Peppa. È ora di dormire per Peppa e George. Buonanotte, dormite bene. Nonno e nonna Pig sono stati invitati a cena. Ciao. Ciao. Salve, figlioli. Dove sono Peppa e George? Stanno dormendo. Che peccato, ci tenevo tanto a vederli. Posso dare una sbirciatina? D'accordo, nonna Pig. Ma fa piano, mi raccomando. Nonna Pig! Oh, Mig! Salve, tesorini miei. Scusate tanto, tornate a dormire. Raccontaci una favola, nonna. Va bene, ma solo se mi promettete che poi farete la nanna senza capricci. Ci addormenteremo appena avrai finito di raccontarcela. D'accordo. Tanto tempo fa viveva un puledro di nome Pedro Pony, che aveva trovato un fagiolo magico. Oh, sì. Decise di piantarlo e crebbe fino a diventare una pianta di fagioli enorme, alta fino al cielo. Che bello! Pedro scalò il fusto di quella pianta e su in cima trovò un orribile mastodontico gigante. Ma a me non piacciono i giganti, a me piacciono le principesse. Ah, certo. Su in cima trovò la bellissima principessa Peppa e Sir George, il prode cavaliere. E una cuoca che sapeva cucinare le torte più buone del mondo. Mamma Pig, Papà Pig e Nonno Pig sono pronti per cenare. Vado a vedere cosa trattiene Nonna Pig di sopra. E poi cosa succede alla principessa? Che briccona, Nonna Pig! Non li hai fatti ancora addormentare. No, ma le abbiamo promesso che ci addormenteremo quando la favola sarà finita. Sono molto bravo a trovare dei finali, Nonna Pig. Tu vai a tavola. Non ci metterò molto. C'era un puledro, una pianta di fagioli, una bella principessa, un cavaliere coraggioso e una cuoca che preparava dei dolci deliziosi. Bene, appena finito di cenare, caddero in un sonno profondo. Fine della storia. All'improvviso si svegliarono e arrivò un potente mago. Potente mago? Sì, un mago che mise in scena un bellissimo spettacolo di magia. Ah, sì, ma... A questo punto della favola arriva un terrificante drago. Nonna Pig, Mamma Pig e Papà Pig aspettano il nonno per cenare. A quanto pare la favola della buonanotte non funziona poi tanto. Io sono il massimo esperto di favole della buonanotte. Li farò addormentare in un batter d'occhio. Un drago terrificante! Peppa, George, a letto immediatamente. Ma nonno Pig non ha ancora finito di raccontare la sua favola, papà. Ci penso io a trovare un finale. Un minuto e sono giù da voi. Va bene, c'era un puledro, una pianta di fagioli, un castello, una bella principessa, un prode cavaliere, una cuoca, un mago e un terrificante drago.
È un simpatico re molto affamato. E così fecero una bella cena e vissero tutti felici e contenti. Fine della storia. E poi fecero una grande festa. E invitarono tutti i loro amici. Scusate, credo che Su ci sia bisogno di me. Papà Pig! Stanno proprio per addormentarsi. Grazie, ma adesso ci penso io. Ma prima devi finire di raccontarci la favola. Va bene, ma facciamo in fretta. Dove eravate arrivati? C'era una volta, in un'epoca lontana, tanto tanto tempo fa. Mamma Pig è nella stanza dei piccoli da tanto tempo. Mi sembra di sentir russare sopra. Meno male, Peppa e George finalmente dormono. E vissero tutti felici e contenti. Fine della favola. Buonanotte, mammina. Peppa, George. Silenzio, la mamma si è addormentata. Credo proprio che la principessa Peppa sia la più brava di tutti a raccontare le favole. Ma certo, la migliore. Il distributore di benzina di Nonno Cane. Questo è il distributore di benzina di Nonno Cane. Ecco Peppa in auto con la sua famiglia. Ciao Danny! Ciao Peppa! In che cosa posso esservi utile? Qui c'è la benzina, l'aria per le gomme ed ecco il nuovissimo autolavaggio robotizzato. Vorrei due ghiaccioli, per favore. Certo, subito. Il distributore di benzina di Nonno Cane vende anche i ghiaccioli. La ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao. Io adoro la nostra auto. E la nostra auto ama tutti noi, non è vero? Accipicchia, la macchina si è fermata. Niente da fare. Non vuole ripartire. Ho un'idea. Chiamo subito Nonno Cane. Qui parla Nonno Cane. Aiuto! La nostra macchina si è rotta. Danny, presto, dobbiamo andare ad aiutarli. Che bello! Pronto intervento! Pronto intervento! Guardate! Sono arrivati Danny e Nonno Cane! Evviva! Nonno Cane sa tutto sulle macchine. È così grave? No, è soltanto finita la benzina. Cosa possiamo fare? Il mio distributore è pieno zeppo di benzina. Vi traino col carro attrezzi. Nonno Cane prende a rimorchio l'automobile di Peppa. Nonno Cane riempie il serbatoio di benzina. Mille grazie, Nonno Cane. Sono arrivate Susie e la signora Pecora in auto. Ciao, Peppa! Ciao, Susie! Abbiamo finito la benzina e siamo stati salvati da Danny e Nonno Cane. Wow! Che avventura, Peppa! Ciao, a più tardi! A più tardi! Oh no! Non c'è più aria! La gomma è a terra! Chissà se Nonno Cane salverà anche noi. Lo spero tanto! Qui parla Nonno Cane. Sì, capisco. Non c'è problema, signora Pecora. Arrivo subito. Pronto intervento! Posso venire con voi? Sali a bordo, Peppa! Pronto intervento! Pronto intervento! Ciao, Susie! Siamo venuti a salvarvi! Evviva! Nonno Cane gonfia d'aria la gomma dell'auto. La ringrazio, Nonno Cane. Sono arrivati Nonna e Nonno Pig in macchina. Buongiorno a tutti! Salve, Nonno Pig. Ha forse bisogno di benzina o di aria? No, grazie. Voglio provare quel nuovissimo autolavaggio. L'accontento subito. È gestito da un computer. Mi presento. Sono l'autolavaggio del futuro. Oh! Prima di tutto, insapono. Poi, risciacquo. Infine, asciugo. Wow!
vincente. Operazione sbagliata. Ah, ci picchia, il computer si è rotto. La macchina di Nonno Pig è bloccata. Ah, la prego, ci aiuti, Nonno Cane. Oh, io non so come si riparano i computer. Il mio papà ha riparato il nostro computer a casa. Ecco, non l'ho esattamente riparato, l'ho soltanto... Ottimo! Questo è un lavoro per Papà Pig. Magari devo solamente spegnerlo. E poi provare a riaccenderlo. Papà Pig ha riparato l'autolavaggio. Evviva! Nonno Cane è il migliore a riparare le macchine. Ma il mio papino sa riparare gli autolavaggi. Il castello. Oggi Peppa e George andranno a visitare un castello. Che cosa faremo quando saremo arrivati al castello? Vediamo un po' che cosa c'è scritto sulla guida. Ma la visita a questo castello sarà divertente oppure noiosa? Molto divertente. Vedremo anche i cavalieri con l'armatura. A George i cavalieri piacciono. E poi chi lo sa, George, potrebbe capitarci di incontrare un drago. Vuoi dire un finto drago, Papà Pig? Ma certo, papino, i draghi esistono solo nei libri di favole. Non sono veramente veri. Peppa e la sua famiglia sono arrivati al castello. Benvenuti alla visita del castello! Il parcheggio della vettura è a vostro rischio. Che significa a vostro rischio, papino? Oh, niente di importante. Peppa, è un avviso che danno sempre nei parcheggi. Prego, da questa parte! Avviatevi verso il castello, dove sarete raggiunti da un cavaliere con l'armatura. Benvenuti! È il signor Coniglio vestito da cavaliere con l'armatura. Cominceremo la visita al castello da qui, davanti a questo cannone. Nei tempi antichi il cannone veniva utilizzato per sparare queste pesanti palle di cannone in aria fino al cielo. Papino, credi che sparerà davvero con il cannone? No, sarebbe un'assurdità, Peppa. Bene, adesso diamo fuoco alle polveri. 5, 4, 3, 2, 1, fuoco! Ha quasi colpito la nostra auto. Come abbiamo avvisato, il parcheggio della vettura è a vostro rischio. Proseguiamo con la visita. Avrete modo di osservare tutte le meraviglie di questo castello e di ammirare un vero banchetto medievale. Che bello, un vero banchetto medievale. Non riesco a crederci. È una prospettiva deliziosa. E poi incontrerete un drago. Ecco, questa è la sala del trono, dove un tempo sedevano il re e la regina. Chi vuole provare a sedersi sul trono? George può fare il re e io sarò una regina che dà ordini a tutti. Tu fai questo, tu fai quello. Vostra maestà, posso proseguire con la visita? Sì, te lo concedo. Adesso dovremo passare attraverso un passaggio segreto, ma prima è fondamentale trovare il passaggio segreto. Vediamo, il più delle volte questi passaggi segreti hanno un meccanismo super segreto che consente di aprirli. Non credo che si tratti di quel grosso pulsante rosso. Sarebbe troppo facile da trovare. Già, noi preferiamo la semplicità. Com'è divertente! Questo passaggio ci ha condotti fino alla sala da pranzo. Quante delizie! Immagino che questo sia il banchetto medievale. Già, e ha un aspetto molto invitante. Ma è tutto di plastica, è finto! Esatto, è per mostrare com'era composto un banchetto medievale. Oh! Ma naturalmente, come parte integrante della visita, avrete l'opportunità di assaggiare un vero e proprio banchetto medievale. Ma è una cosa meravigliosa! Ecco a voi il vostro banchetto in scatola. Panino al formaggio stagionato, cetriolini sott'aceto del giullare e gelatina reale. Ma questo è un mini picnic in scatola! Sì, devo confessare che non è esattamente il banchetto medievale che mi aspettavo. Ora, signori miei, è giunto il momento di incontrare il drago. George, guarda che questo non è un vero drago. Ricordati che i draghi sono finti. Già, non intristirti se la signorina Coniglio ci mostrerà un pupazzetto di stoffa. Oh, Mario! La signorina Coniglio sta guidando un enorme drago meccanico. Volete vedere come sputa fuoco questo drago? Sì, signorina Coniglio! Soltanto un momento, vado a parcheggiarlo! Oh, sta andando verso la nostra macchina! Anche per questo avvisiamo che il parcheggio è a vostro rischio.
questo si conclude la vostra visita. Mi auguro che vi siate divertiti. Credo che per George questo sia stato il giorno più bello di tutta la sua vita. George adora i castelli. Tutti adorano i castelli. Gerald Giraffa. Mamma Pig sta misurando Peppa. Ecco qua, Peppa. Guarda quanto sei alta. Sono più alta dell'ultima volta. Certo, perché stai crescendo, figlia mia. Adesso è il turno di George. Ecco qua, George. Guarda quanto sei alto. Io sono molto più alta di George. Oh! Non ti preoccupare, George. Più diventerai grande, più diventerai alto. Certo, però io sarò sempre un po' più alta di te, George. Visto che sarò per sempre un po' più vecchia di te. È ora di andare a scuola. Attenzione! Allora, da oggi avete un nuovo amichetto che si unisce a noi a scuola. Date il benvenuto al nostro Gerald. Benvenuto, Gerald! Ciao a tutti. Oh, certo che tu sei molto alto, quindi devi essere molto vecchio. No, Gerald ha la stessa età che avete tutti voi. Se è così, perché è tanto alto allora? Sono tanto alto perché sono una giraffa. Io sono più alta. No, non è vero. Invece sì. Bisogna misurare la punta delle orecchie. Oh, contano anche le orecchie? Gerald Giraffa è comunque più alto. Oh, io vorrei essere alta come Gerald. Anch'io. È il momento della ricreazione. Dai, giochiamo al nascondino. Va bene. Una. Mentre Peppa conta fino a 10, tutti devono trovare un posto dove nascondersi. 8, 9, 10! 1, 2, 3, chi non ha fatto resta a me. Tana per Gerald. Oh, non mi hai trovato? Neanche a me. Io invece vengo scoperto perché sono troppo alto. Peccato. Non è molto divertente essere così alto, perché mi devo sempre abbassare per parlare con gli altri. Anch'io mi devo abbassare per parlare con il mio fratellino. Ciao, piccolo George. Dimmi com'è essere così bassi. Dai, giochiamo a palla. Sì! Magari io vengo a giocare dopo. Gerald Giraffa non vuole giocare perché è triste. Prendila, Danny! Attento, arriva Pedro! Prendi questa, Peppa! Oh. La palla si è incastrata su un ramo. Non riesco ad arrivarci. Aspetta, ci provo io. No, per me è troppo alta. Cosa facciamo ora? Io lo so, buttiamo giù l'albero. No! Io ci posso arrivare con la mia proboscide. No, non ce la faccio. Se Emily non riesce a raggiungerla con la sua proboscide, allora non riprenderemo più la palla. Che cosa possiamo fare? Buttiamo giù l'albero, ve l'ho già detto. Se soltanto esistesse qualcuno così alto da raggiungere la palla. Gerald! Che cosa? Tu puoi sicuramente raggiungere la palla perché sei alto. Ci posso provare. Evviva! Gerald Giraffa ha recuperato la palla. Oh, ma lì vedo qualcos'altro. C'è un animale bloccato sopra quel ramo. Cos'è, un gatto? No, eccomi, sono qui. È Tiddle, la tartaruga. Tiddle! Ecco la dottoressa Criceto, la veterinaria. Lo sai? Sei proprio una tartaruga cattivona. Chi devo ringraziare per aver salvato la piccola Tiddle? Gerald! Ti ringrazio, Gerald. Santo cielo, sei un giovanotto molto alto. Io sono una giraffa. Oh! Però lei è più alta di Gerald, dottoressa Criceto. Certo, perché sono un criceto adulto, Peppa. Dottoressa, i criceti sono sempre più alti delle giraffe. Ecco. Io sarò più alto della dottoressa Criceto quando sarò diventato grande. Esattamente. Le giraffe adulte tendono ad essere più alte dei criceti adulti. Buongiorno. Buongiorno. Mamma e papà giraffa sono venuti a prendere Gerald a scuola. Accipicchia, voi siete alti fino al cielo. Perché noi siamo giraffe. E poi perché la mia mamma e il mio papà sono molto, molto più vecchi. Aeroplanini di carta. Papà Pig si prepara per andare al lavoro. Bene, ho preso tutti i documenti che mi servivano. Ciao! Ciao, ciao, papino!
insieme? Certo! Cosa vi piacerebbe fare? Dinosauro! Oh, George! Tu rispondi sempre così, dinosauro per qualsiasi cosa! Facciamo un aeroplanino! A George piacciono gli aerei! Possiamo fare un aeroplanino che può volare davvero? Sì! E per farlo non ci serve che un po' di carta! Sappiamo noi dove trovarla! Andiamo, George! Nello studio di papà la carta non manca. Ecco la carta, mammina! Perfetto, piccolino! Mamma Pig fa un aeroplanino di carta. Si piega il foglio a metà. Ora si piegano gli angoli ad un'estremità e si piegano di nuovo gli angoli per fare una punta. Poi si piegano i due lati in questa maniera. Un bellissimo aeroplanino! E ora vediamo se volano. Pronti? Ai posti, via! L'aereo di Mamma Pig è volato su un albero. E ora tocca a me! L'aereo di Peppa è atterrato in un vaso da fiori. Tocca a te, George, dai! L'aereo di George fa le capriole e finisce nel laghetto delle papere. Proviamo a fare un aereo super enorme. Abbiamo bisogno di un pezzo di carta molto grande. Possiamo prendere questo grande foglio di carta blu. Peppa e George hanno fatto un grosso aereo blu. Papà Pig! Buongiorno a tutti! Non dovresti essere al lavoro? Sì, solo che ho dimenticato a casa dei documenti molto importanti. Papino, stiamo facendo degli aeroplanini di carta. Ne abbiamo fatto uno super enorme, guarda! Però, ma è fantastico! Vi serve qualcuno grande e forte per lanciarlo. Pronti? Ai posti? Via! Il grande aereo blu vola molto in alto e molto lontano. Non smette più di volare! Ciao, ciao, aeroplanino blu! Oh, 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 ciao, ciao! Ma ora devo ritrovare i miei importanti documenti di lavoro. Qualcuno di voi ha visto dei fogli su nel mio studio? È meglio che tu venga con me, Papà Pig! Per caso questo è uno dei tuoi documenti? Sì, lo stavo cercando! Anche questo è uno dei documenti di lavoro che ti servivano, Papino? Sì! Grazie, Peppa. Perché mi hai portato al laghetto delle anatre? Oh, ora capisco. Grazie mille, Paperella. L'unico documento che mi manca a questo punto è un enorme foglio di carta blu. È molto grande ed è blu. Proprio uguale all'aeroplano che hai tirato lontano lontano, Papino. Oh, quello che tutti abbiamo salutato con un ciao? Sì, forse dovrei fare una telefonata in ufficio. Questo è l'ufficio di Papà Pig. Buongiorno, Papà Pig. Li hai trovati, quei documenti? Ne ho trovati solo alcuni. L'unico che ci serve davvero è quel grande foglio blu. Quello può essere un problema. Il mio papino l'ha buttato via! Ha buttato quel foglio? Sì, è volato lontano, lontano. Ah, eccolo qua! È appena atterrato sulla mia scrivania. Eh? È stata un'idea davvero geniale farne un aereo di carta e tirarlo in direzione del nostro ufficio. Oh, sì! Beh, in effetti sono un grande esperto di lancio di aeroplanini. Molte grazie, Papà Pig! Ora che il foglio blu è consegnato, Papà Pig si gode il meritato riposo. Ah, che relax! Papino, ci serve il tuo giornale, ce lo dai per favore? Per farne cosa? Per fare tanti nuovi meravigliosi aeroplanini! La biblioteca! È ora di dormire. Buonanotte, Peppa. Buonanotte, George. Mamma, ci racconti una storia, per favore? Va bene. Vi leggo il libro La scimmietta rossa. Ma ci leggi sempre lo stesso libro! La scimmietta rossa fa il bagno, si lava i denti e poi va a dormire. Sì, è proprio così la storia. Vai, ne possiamo scegliere un'altra! La storia della tigre blu, o del ragno verde, o del pinguino arancione. Oh, e questa che cos'è? Il meraviglioso mondo del calcestruzzo. Ah, lo stavo giusto cercando. È tuo questo libro, Papino? È un libro che ho preso in prestito in biblioteca. E che cos'è?
cos'è una biblioteca? Un posto dove si prendono in prestito libri e quando hai finito di leggerli li restituisci. Ma stavolta Papà Pig ha dimenticato di restituire il libro. L'ho tenuto per un lungo, lungo periodo. Non importa, lo potrai restituire domani. Ma adesso tutti a nanna. Dopo che Papino ci avrà letto quella storia. Non è esattamente una storia, piccola mia. Per favore, leggicela comunque. E va bene. Il meraviglioso mondo del calcestruzzo. Il calcestruzzo è un materiale usato per le costruzioni, composto da sabbia, da acqua e da una miscela chimica. Capitolo primo. La sabbia. Peppa, George e Mamma Pig si sono addormentati. È mattina. Peppa e la sua famiglia arrivano in biblioteca. Accipicchia, ma qui ci sono un sacco di libri. Peppa, bisogna fare silenzio quando si è in biblioteca. Perché? Perché le persone vengono qui apposta per leggere e vogliono il silenzio. Il prossimo, prego. La bibliotecaria è la signora Coniglio. Buongiorno, Mamma Pig. È venuta a restituire quei libri? Esatto, signora Coniglio. Ha fatto bene. Perché il computer sta facendo quel suono? Sta controllando che non abbiate fatto i bricconcelli e tenuto i libri troppo a lungo. Forse io ho tenuto questo libro un po' troppo a lungo. Non si preoccupi, Papà Pig. Non sarà poi così grave. Perbacco! Papà Pig! Ha tenuto questo libro per ben 10 anni. Papà distrattone! Scusi, signora Coniglio. Non ha importanza. Adesso può scegliere un altro libro. Signora Coniglio, George e io possiamo prendere in prestito un libro, per favore? Certo! Il settore per i bambini è a vostra disposizione. Guarda! Il mondo delle fate, tutti i fiori, come fare i vestitini. Ciao, Peppa Pig. Ciao, ciao, Danny. Io ho preso in prestito un libro sul gioco del calcio. Buongiorno, Peppa. Buongiorno, Susie. Io ho preso in prestito un libro sulle infermiere. George ha scelto un libro sui dinosauri. Dinosaur! Guardate cosa ho trovato! Nuove avventure nel meraviglioso mondo del calcestruzzo! Uno dei libri della scimmietta rossa! No, basta! Col libro della scimmietta rossa! È noioso! Ma è una storia completamente diversa! Forse è più divertente! Io scommetto di no, invece! C'era una volta una piccola scimmia rossa! Che fa il bagno, si lava i denti e poi va a dormire! No! Che sale sul razzo spaziale e va sulla luna. Fa un picnic con un dinosauro. Nuota in fondo al mare e si arrampica su un'altissima montagna. Che giornata faticosa. Fine. Bellissima! Leggila di nuovo! Possiamo prenderlo in prestito e leggerlo a casa, Peppa. Ma veramente io avevo già scelto questo libro. Oppure quest'altro. Puoi portare a casa 3 libri se desideri, Peppa. Evviva! Però devi ricordarti di restituirli con puntualità. Sì, signora Coniglio. E anche lei deve ricordarsi di restituire i libri con puntualità, Papà Pig. Ci penserò io a ricordarlo al mio papino. Certo, Peppa. Sono più che sicuro che lo farai. Il nuovo cuginetto. Peppa e George vanno a trovare la cugina Chloe. Bambini? Oggi, oltre che rivedere Chloe, potrete conoscere il vostro nuovo cugino. Peppa e gli altri sono arrivati a casa di Chloe. Buongiorno! Buongiorno, ragazzi! Ciao, Peppa e George! Questa è Chloe, la cugina di Peppa e George. Ma dove è finito il nuovo cugino? Eccolo, il vostro cuginetto! Il nuovo cugino è un maialino molto piccolo. Oh, è un vero amore questo piccolino. Femmina per caso? No, è maschio purtroppo. Speravo fosse una femmina. Anch'io. George è contento che il bambino sia un maschio. Dinosauro. George, penso che sia troppo piccolo per giocare con i dinosauri. George, il nuovo cuginetto non vuole giocare con te. A lui piace stare con me. Peppa, il cuginetto è davvero troppo piccolo per giocare a palla. Ma se non può giocare né con i dinosauri né con la palla, allora che cosa può fare? O mangia oppure dorme.
E spesso fa così. Cietta, per favore, me lo fai prendere in braccio? Sì. Se mi prometti di stare attenta, puoi tenere il piccolo Alexander. Alexander? È il suo nome. Si chiama Alexander. Che nome lungo per un maialino così piccolo. È molto carino. È strano visto che è un maschio. Che cos'è questo odore? Forse è arrivato il momento di cambiargli il pannolino. È disgustoso! Peppa, anche tu quando eri piccola sporcavi il pannolino. Non è affatto vero! Mamma, posso restare con Peppa e Giorgio a giocare fuori? Certo! Chloe, è bello avere un fratellino così piccolo? Sì, Alexander è davvero un tesoro! Vorrei che Giorgio fosse un piccolo maialino appena nato. Ho trovato! Giorgio può fare finta di essere un maialino. Deve entrare in questa carrozzina. È un'ottima idea. No! Giorgio non vuole fare il neonato. Giorgio, se ora fai finta di essere appena nato, ti prometto che con te sarò molto gentile per tutta la vita. Giorgio ci pensa. E potrai usare i miei giocattoli. Giorgio ci pensa ancora. E se ne avrai voglia, ti farò usare anche i miei giocattoli. Giorgio ha deciso. Go, go, go. Sei davvero un maialino adorabile. Ecco Candy Gatto, Susy Pecora, Rebecca Coniglio e Zoe Zebra. Ciao! Come mai George è dentro a questa carrozzina? Lui non è George. È un maialino appena nato. Go, go. A me sembra proprio George. Noi stiamo facendo finta che sia appena nato. Ah! È un maschietto o una femminuccia? Una femmina. No. George non vuole essere una femminuccia. D'accordo, sei maschio allora. Guardate cosa ho portato. Il maialino vuole assaggiare un biscotto? Oh no, è troppo piccolo per i biscotti. A George piacciono i biscotti. Forse possiamo dargli un solo biscotto. Gugu! È molto intelligente. E poi è così grazioso. Ed è anche divertente. È il più bel maialino che io abbia mai visto. A George piace questo gioco. Ecco la zia con il piccolo Alexander. Wow! Là c'è un vero maialino appena nato. È così grazioso. È molto più carino di George. Oh no, a George piaceva fare il neonato. Oh George, tu per me rimarrai sempre il mio piccolino. Forse dovresti cambiare gioco. Che cosa ne diresti di spaventare tutti col dinosauro? Non mangiarci! A George piaceva fare il neonato, ma preferisce essere se stesso. La grande svendita. Oggi piove e il tetto dell'asilo è bucato. Bambini, voglio organizzare una grande svendita. Il denaro raccolto servirà a pagare il nuovo tetto dell'asilo. Evviva! Ognuno deve portare qualcosa da mettere in vendita. Che cosa posso portare? Ad esempio, un vecchio giocattolo oppure una cosa che non usi più. Miau. I genitori sono venuti a prendere i bambini. Si va a casa. Non dimenticatevi dei vostri vecchi giocattoli per la grande svendita di domani. Peppa cerca un giocattolo per la grande svendita. Peppa, hai già deciso, cara? Devi scegliere soltanto un giocattolo. Sì, e servirà per pagare il nuovo tetto dell'asilo. Ok, voglio dare via il dinosauro di George. Il dinosauro è il giocattolo preferito di George. Peppa, non puoi vendere il dinosauro di George. Sul serio? No! A cipicchia! Scusa, George. Dinosauro! Perché non dai via la tua vecchia scatola a sorpresa? Va bene. Adesso tocca a te, Papino. Cosa? Tutti noi diamo qualcosa per la grande svendita. Io donerò il cappello e George ha deciso di dare la palla. E tu che cosa donerai, Papino? Trovato! Il televisore! Non la TV! No, perché è utile. Trovato!
le pantofole puzzolenti di papà. No, troppo puzzolenti. Trovato! La vecchia poltrona di papà. Ma è una poltrona antica. Cos'è antico, papà? Antico vuol dire che è vecchio e di valore. Ma l'hai comprata da un rigattiere, Papa Pig. Non ha nessun valore. Varrà molto denaro quando la rimetterò a posto. Te lo sento dire da così tanti anni, Papa Pig. Lo so. Darò via queste adorabili calze che Nonna Pig mi ha fatto. Ottimo. Sono venuta a prendere le vostre cose per la grande svendita. Ecco qua. Grazie. Senta, le interessa questa poltrona? Oh, quale generosità! Arrivederci! Arrivederci! Mamma, hai dato via la vecchia poltrona di papà! Shh, non dirglielo, sennò se ne accorgerà. È arrivato il giorno della grande svendita. Ciao! Salve, signora Coniglio! Papà, che ne dici di questa poltrona? Lo so, è vecchia, ma la puoi fare a pezzi e accendere il fuoco nel camino. È una poltrona antica. Davvero? Il mio papà dice che vale tantissimi soldi. Non l'avrei mai detto. Vorrà dire che aumenterà il prezzo. Arrivederci! Ciao a tutti! Ciao, Peppa! Tu che cosa hai donato, Susie? La mia maglietta da infermiera. Io un palloncino con il pappagallo. E io questa scimmia di pezza. Oh, mi mancherà la mia scatola sorpresa. Posso comprare la scatola sorpresa, per favore? Io invece vorrei la maglietta da infermiera. Il palloncino con il pappagallo è mio. Mamma, mamma, guarda cosa abbiamo comprato. Ma sono i vostri vecchi giocattoli. Ci mancavano tanto. Ragazzi, guardate cosa ho comprato. È una vera poltrona antica. Oh, Papa Pig, quella poltrona non è antica. Sì che lo è. Me l'ha detto la signora Coniglio. Starà bene con la mia vecchia poltrona. Ovvio, Papino, perché quella è... Shh, Peppa! È proprio la tua vecchia poltrona! Cosa? Ma la signora Coniglio me l'ha appena fatta pagare un sacco di soldi! Meravigliose notizie per tutti! Siamo riusciti a raccogliere il denaro necessario per il nuovo tetto dell'asilo! Evviva! Grazie, signor Pig! È stato un piacere! Una giornata ventosa! Oggi Peppa va al parco. Certo che fuori fa molto freddo. Hai proprio ragione. Forza, mettiamoci subito qualcosa di caldo. Quando fa freddo, Peppa e gli altri indossano il cappotto, la sciarpa e il cappello. Tiriamo su la cappotta. Accendo anche il riscaldamento. La temperatura è a posto? Sì, Papa Pig. Bene, allora partiamo! Eccoci al parco. Siamo arrivati. Evviva! Evviva! Mamma, perché le foglie sono tutte rosse e gialle? Perché è arrivato l'autunno, Peppa. In autunno fa un po' più freddo e le foglie cambiano colore. Si è alzato un po' di vento. Facciamo un gioco per tenerci al caldo. Doveva andare da quella parte. Il vento sta portando via la palla. Guardate, è caduta nello stagno. Proverò a prenderla con questo bastoncino. Allungati ancora un po', papà. Mi raccomando, fa attenzione. Non preoccuparti, vedi, ci sono quasi. Papà, l'acqua dello stagno è fredda. Sì, solo un pochino. Il vento ha spinto la palla fuori dall'acqua. Evviva, è uscita! Bene, siamo molto fortunati. Il vento è sempre più forte. Tenetevi stretti i cappelli. Oh no, il vento ha fatto volare il cappello di George. Non preoccuparti, adesso Papa Pig te lo riporta. Corri, papà! Guardate, è finito sull'albero. Allora mi arrampicherò per prenderlo. Io
penso che l'albero sia troppo sottile per reggere il tuo peso. È vero, ma come facciamo a tirare giù il cappello? Semplice, basterà scuotere il tronco in questo modo. Forse dovrei scuoterlo un po' più forte. Pensavo che questo tipo di cose accadesse soltanto a me. Non è divertente. Invece secondo me fa ridere, mamma. In effetti penso che sia un po' buffo. Dov'è il cappello? È sulla tua testa, mamma. Ecco a te, George. Tienilo stretto stavolta. Il vento sta facendo cadere tutte le foglie. Guardatemi! Il vento mi tiene in piedi! Il vento è così forte che riesce a reggere Peppa. Il vento è così forte che riesce a reggere George. Papà, fallo anche tu! Forse sono troppo pesante. Dai, coraggio, papà! È divertente! Allora, ci provo! Il vento è così forte che riesce a reggere perfino papà Pig. Avevi ragione, è proprio divertente. Coraggio, mamma Pig! Vieni qui a giocare! Ma se il vento si fermasse, cadrei all'indietro. Figurati, non smetterà mai di soffiare. Il vento ha smesso di soffiare. Non è divertente. Invece, secondo me, fa un po' ridere. Il vento si è fermato. Ora cosa facciamo? Qual è il gioco più bello che ci sia? Saltare su e giù dentro alle pozzanghere. Però qui non ci sono pozzanghere. Ci sono solo delle noiose foglie secche. E cosa si può fare con le foglie secche? Non so, che cosa? Saltare su e giù, è ovvio! Papà Pig adora saltare sulle foglie secche. Anche Peppa adora saltare sulle foglie secche. Tutti adorano saltare sulle foglie secche. Questa è la più bella giornata d'autunno di sempre! Il bucato! Stamattina Papà Pig si dedica al bucato. Quella maglietta bianca? Questa è la mia maglietta da calcio. Papà Pig deve giocare a calcio oggi pomeriggio. Ma prima devo andare a lavorare. A più tardi. Ciao! Ciao, ciao! Povero papino! Che sfortuna, va sempre a lavorare. Sì, lavora tanto. Avanti, andiamo a giocare. Sì, andiamo a giocare. Peppa adora saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. George adora saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Mamma Pig adora saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Oh no! Mammina, guarda! Abbiamo sporcato di fango la maglietta da calcio di papà! Non fa niente, vuol dire che la rilaveremo. Tornerà pulita in un attimo. E papà neanche saprà che si era sporcata di fango. Cerchiamo qualcos'altro da mettere in lavatrice. Oh, anche il mio vestito si è un po' sporcato. Mamma Pig e George hanno trovato altre cose da lavare. Molto bravo, George. Mettiamo i panni in lavatrice. E poi l'accendiamo. La lavatrice si riempie di acqua calda saponata. La lavatrice fa tremare tutta la cucina. Oh, Peppa, dov'è il tuo vestito? È lì dentro, si sta lavando. Cosa? Oh, no. Guarda, mammina, ora il mio vestito rosso è tutto lindo e pulito. È vero, Peppa, ma guarda cosa ha fatto a tutto il resto. Oh, cielo! Il vestito rosso di Peppa ha fatto diventare rosa il bucato bianco. Il rosa non è un colore che si adatta molto ad una maglietta da calcio. Papà Pig è tornato dal lavoro. Buon pomeriggio a tutti! Ciao, papino! Papà Pig, abbiamo un piccolo problema. Dimmelo dopo, mamma Pig. Adesso mi devo preparare per la partita.
Dov'è la mia maglietta da calcio? Eccola! Non essere sciocchina, Peppa. Questo è uno dei vestiti della mamma. È rosa. Non è così, papà. Questa è la tua maglietta da calcio. Si era un po' sporcata di fango. Così l'abbiamo lavata. Ma purtroppo gli altri panni hanno stinto. Scusa tanto, papino. Ma non posso indossare una maglietta da calcio rosa. E perché no, papà? Il rosa è un colore molto carino, sai? Tu che ne pensi, George? A George non piace il rosa. Sono arrivati gli amici di Papà Pig. Il signor Toro, il signor Coniglio, il signor Pony e il signor Zebra. Muuu! Vuole dire a Papà Pig che siamo qui per la partita? Sarà pronto tra un momento. La mia squadra ha la maglia bianca. Mi serve una maglietta bianca. Ma Papino, tu ce l'hai una maglietta bianca. Prova a toglierti la giacca che indossi. Vedi? Ma è perfetta! Ti ringrazio, Peppa. Salve a tutti! Salve, Papà Pig! Bella la tua maglietta! È molto elegante! Molte grazie! Coraggio! Andiamo a giocare a calcio! Sì! Papino, ti sei sporcato di fango un'altra volta, guarda! È naturale, Peppa! Le magliette da calcio sono fatte per essere sporcate di fango. Papà Pig adora giocare a calcio. Tutti adorano giocare a calcio, specialmente quando c'è il fango. Campioni di surf! Peppa è in vacanza a casa di Kylie Canguro. Che cosa credi che faremo di bello oggi, Kylie? Andiamo in spiaggia! Hip hip hurra! Io adoro andare in spiaggia! Tutti pronti a partire? Sì! Allora andiamo! Questa è la spiaggia. Ci picchia! Guarda che mare limpido! E quante belle onde! Già, ma dovete indossare i salvagente! Siamo pronte per andare in surf. Siete prontissime. Questo che cos'è? È una tavola da surf. E cosa ci si fa? A che serve? Ti ci sdrai sopra, così le onde ti spingono. Davvero? Corri, Peppa, ti insegno io. È facile stare a galla perché la tavola è super galleggiante. La parte più divertente è prendere le onde. Pronti? Ai posti? Adesso, Peppa! Kylie viene trasportata dall'onda. Così! Non perdere la prossima onda, Peppa! Pronti? Ai posti, via! Non è divertentissimo? Sì, fantastico! Fare surf è la cosa che mi piace di più al mondo. È proprio vero. Fare surf è la cosa più bella del mondo. Pronti? Ai posti? Via! Anche George vuole andare in surf. Mi dispiace, George, ma tu sei troppo piccolo per fare surf. Le onde sono diventate troppo alte anche per Peppa e Kylie. Oh, allora è meglio tornare a casa? Sta scherzando? Le onde sono perfette per gli adulti che vogliono surfare. Fantastico! Ecco, è così che si fa surf. Queste onde sono meravigliose! Che bravi! Kylie, dove è andato il tuo fratellino? Eccolo laggiù con la mia mamma. Ti stai divertendo, Joy? Ora tocca a voi surfare, amici. No, no, grazie, a me basta guardare. Allora provi lei, signor Pig. E perché no? Deve essere molto divertente. Oh, non ci sono più onde. Che peccato, signor Pig. A quanto pare ha perso l'occasione di surfare. Oh, ma che disdetta. Ma così il mare è perfetto per far fare il bagnetto a George. Ecco, vengo io con te, George. Non puoi fare surf, ma puoi sederti sopra di me se ti va. George adora sedersi sul pancione di Papà Pig. Guardate quell'onda che sta arrivando.
Caspita, è decisamente grossa! Papino, sta arrivando un'onda gigantesca! Cosa dicono? L'onda! Credo vogliano che li salutiamo con la mano, George. Yuhu! E là! George utilizza Papa Pig come tavola da surf. Ci picchia, George! Ha un perfetto equilibrio! Evviva! Tu hai il surf nel sangue, George! Forse potresti insegnarmi qualche trucco! George è il più bravo di tutti! Io adoro fare surf, mammina! Già, stiamo trascorrendo una fantastica vacanza! Allora, quali progetti avete per domani? Pensate di restare un altro giorno? Io potrei anche restare qui per sempre. Beh, sa, veramente io dovrei andare a lavorare domani. Ma potrebbero venire anche loro. Beh, d'accordo. Sì, penso che si possa fare. Peppa sta trascorrendo una splendida vacanza con Kylie Canguro.